Anche il territorio teramano è stato fortemente condizionato dalle fiamme che da ieri pomeriggio, a causa del forte vento, hanno interessato numerosi comuni del territorio provinciale. Adesso ci troviamo ad Altavilla, frazione del comune di Montore Alvomano, dove ieri le fiamme hanno lambito le abitazioni. Per questo è stato essenziale l'intervento da parte dei vigili del fuoco, che hanno come prima cosa fatto evacuare le persone. Le persone si sono spaventate, hanno avuto veramente tanta paura, ma sono intervenute per cercare di aiutare il più possibile. L'imponente lavoro da parte dei vigili del fuoco. Sì, purtroppo ieri è stata una giornata proprio molto molto intensa, in maggior modo per le avverse condizioni meteoriche causate dal forte vento caldo che la provincia è stata interessata. Abbiamo dovuto evacuare maggior parte della gente del posto. Siamo intervenuti con varie squadre sia da Teramo che dall'Aquila. Questa mattina la gente del posto, tutti gli abitanti sono rientrati nelle proprie abitazioni, l'incendio è sotto controllo, e il vento si è calmato, al momento non ci sono volate di vento, e speriamo in meglio, che devo dire. È stata moltissima ovviamente la preoccupazione dei residenti che hanno visto lambire le fiamme vicino alle abitazioni. A un certo punto ci siamo veramente preoccupati di brutto, perché quando ha preso questa spalletta qua le fiamme arrivavano sopra i fili, quindi poi di sotto ci stava cerchiando qui, e quindi la preoccupazione era tantissima, che poi i mezzi, poverini, non è colpa loro. Questi avevano due autobotti, uno è dovuto andare a rifornirsi d'acqua, perché qua vicino non ci stanno manichette, chiavette per rifornire gli autobotti. E questo è dalle tre che avevamo segnalato, però purtroppo ieri l'Abruzzo era un rovo in tutte le parti. Però abbiamo fatto presente che questa è una zona di montagna, se riesce a prendere, poi dopo difficilmente si riesce a fermare. Infatti il danno qua si vede, sì, però andando su qua, qui ha fatto veramente tanti danni. Poi l'hanno circoscritto qua sotto, però qua sotto poi dopo verso mezzanotte, l'una con l'autobotti, però la paura è stata tantissima. Non appena sono arrivati i vigili del fuoco, la prima cosa che hanno fatto è far evacuare le abitazioni, le persone delle abitazioni vicine. Sì. Diciamo che è stato l'intervento loro che ci ha permesso poi di capire anche l'entità delle fiamme. La paura è stata tantissima, anche perché diciamo che tutte queste parti di strada, sia sotto che sopra, sono state un pochino abbandonate, ma non per volere nostro, è che purtroppo prima gli anziani certe cose le facevano, pulivano, ci stavano attenti. Adesso le frazioni si sono spopolate e di conseguenza quelle poche persone che ci sono neanche riescono a capire che ci sono queste situazioni primarie da poter controllare. Comunque, ringraziando Dio, è andato tutto bene, però è stato veramente brutto, perché il fumo era tantissimo, quindi un odore acre di fumo, gli occhi che ci lacrimavano, le fiamme che arrivavano anche a 10-12 metri, dovuti appunto dal sottosuolo che era pieno di erba secca. E sinceramente è stata veramente brutta, una brutta esperienza. Speriamo di non riviverla, perché siamo già stati toccati nel 2017 da neve e terremoto, e lì, anche lì, abbiamo avuto veramente dei seri problemi.